Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del Rieti Life TG, l'appuntamento quotidiano con tutte le notizie di Rieti e della provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Sono entrati in banca con il volto coperto e armati di coltello i due rapinatori che hanno messo a segno questa mattina un colpo nella banca Credem di Via Comotti, davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco. Pochi minuti per minacciare i dipendenti e farsi consegnare i soldi presenti in quel momento nelle casse. Un bottino da quantificare, ma che da subito è apparso non ingente. I rapinatori poi si sono dati alla fuga e solo le immagini delle telecamere, dell'istituto di credito, delle attività vicine e di eventuali testimoni potranno chiarire in quale direzione siano andati i rapinatori e se ci sono i dettagli che possano renderli individuabili. Nessun ferito, ma cassieri sotto shock, indagano i carabinieri che hanno ascoltato i presenti. Si tratta della seconda rapina in città in meno di due settimane, dopo quella all'Intesa San Paolo dell'ospedale. Alla Credem nel 2015 fu portato via il bancomat. Drastica la discesa dei positivi nel Reatino. Nell'ultimo monitoraggio 92 nuovi casi registrati su un totale di 790 tamponi eseguiti, mentre i negativizzati sono ben 765, scendono a 3.950 i positivi totali. A Rieti città, con 266 guariti e 26 nuovi casi, i positivi in sorveglianza ASL vanno a 1.020. Capitolo vaccini, raggiunte le 272.000 somministrazioni, di cui 66.000 in terza dose e 104.000 in prima, mentre il numero di cittadini che ha completato il ciclo vaccinale primario raggiunge quota 103.000. Da domani chiudono per questo motivo, fino ad eventuale nuova necessità, il centro vaccinale della Verdirosi e quello presso l'Amazon di Passocorese. Le somministrazioni saranno comunque garantite presso il centro Ex Bosi Rieti Città Ducale, aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 16. E domani entra in vigore il Green Pass rafforzato per i lavoratori che hanno più di 50 anni d'età. Scatta l'allerta meteo gialla domani 15 febbraio sul Reatino e per le successive 12 ore, attese precipitazioni sparse anche a carattere di temporale, specie sui territori interni e meridionali, con quantitativi moderati. Su Rieti temporale in serata, poi da mercoledì migliora, cielo sereno ma temperature tra 0 e 13 gradi centigradi. Da giovedì tornano le temperature sotto lo zero. Una pedalata lungo tutta l'Italia per portare un messaggio di pace e speranza e una torcia accesa. Un viaggio a due ruote pensato dalla polizia penitenziaria che vuole portare un messaggio religioso ma anche laico sui valori della fratellanza, solidarietà e spirito di sacrificio. La torcia è arrivata sabato a Terni e oggi a Rieti con l'incontro tra agenti umbri e quelli laziali sotto la cattedrale. Un momento emozionante e di altissimo valore simbolico per la città. Manifestazione oggi in centro con Arci Gay, che ha donato ai passanti baci Perugina in occasione di San Valentino. L'iniziativa di distribuzione è giunta al suo 10° anniversario e continua ad essere fondamentale nel ribadire l'importanza della visibilità dell'amore a 360 gradi, dicono gli organizzatori. Purtroppo, nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l'amore è di tutti e tutte, incluse coppie gay e coppie lesbiche. Il calcio, il Rieti torna a vincere, lo fa contro la capolista San Donato Tavarnelle, terzo attacco d'Europa, 2-1 con i gol di Tortolano e Koulibaly. Mercoledì però gli Amaranto Celesti tornano ancora in campo, c'è il recupero con Monte Spaccato alle 14.30 allo Scopigno. Gli Amaranto Celesti hanno 17 punti. Il basket, una Real Sebastiani al bacio, fa suo il fattore campo e vince contro Ozzano al Palazzo Giurner. Risultato netto 74-47 dopo un primo tempo brutto e difficoltoso. Non può essere felice la NPC che incassa la seconda sconfitta di fila, 56-54, in una gara punto a punto in cui fa meglio Teramo nell'ultima frazione. Sebastiani ha 24 punti, NPC una delle due seconde con 28. L'Atletica, soddisfazione dal cross dove le squadre allieve e allievi hanno vinto il titolo regionale, mentre nel Pissino indoor sono stati assegnati i titoli regionali cadetti. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life. L'appuntamento è domani, sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.